Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova clip che vi sto facendo dalla Colombia. Ultima clip colombiana, ragazzi, è arrivato il momento di fare questa ultima ripresa in Colombia, perché poi già nei prossimi giorni, questione di ore, entrerò in Ecuador. Vi faccio il video da uno dei luoghi che volevo vedere assolutissimamente prima di uscire dalla Colombia. Mi trovo infatti ai Piales, quella dietro di me, credo che la possiate vedere bene, è la cattedrale che si chiama Las Lajas. È una delle meraviglie di questo stato, è uno dei, secondo me, dei luoghi assolutissimamente da vedere, al di là del fatto che è in un contesto bellissimo, in un canyon, costruita, come vedete, a ridosso del fiume che collega appunto Ecuador e Colombia, e poi è tutto in un contesto paradisiaco, perché qui vicino alla mia sinistra, ok, c'è una cascata. Adesso il cellulare è fermo, non ve la posso far vedere, ma ve la mostrerò prima di salutarvi. Poi c'è una scalinata molto bella dove tutte le persone, tutti i fedeli, i pellegrini, perché è anche una meta di pellegrinaggio, vengono qua a ponere le proprie placche con la famiglia, cose del genere, Gesù proteggici, cose del genere. E poi ci sono dei monumenti davvero interessanti, delle statue molto molto belle. E il motivo di questo video è semplicemente per dirvi che la Colombia è stata davvero una bellissima esperienza. Io arrivavo da luoghi del Centro America come Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, cose del genere, e devo dire che questo stato mi ha molto ma molto sorpreso, soprattutto a livello di gente. Le persone qua mi hanno davvero colpito, è stato un viaggio davvero molto bello, lo rifarei mille volte. Io ho iniziato a Capurganà, come ben sapete, vicino alla frontiera con Panama, dopo aver fatto la traversata in barca appunto da Panama alla Colombia, da Puerto Baldia esattamente. Dopodiché sono sceso fino a Necoclí e ho iniziato da lì a vedere tutta la Colombia: Medellín, Santa Marta, Bogotà, Cali, le grandi città, quindi, e poi mi sono anche concentrato sulle altre cittadine, sugli altri piccoli pueblos che ci sono e che secondo me, diciamo, sono quelli che mi lasceranno il miglior ricordo della Colombia a livello paesaggistico, perché la Piedra del Peñol a Guatapé, per esempio, Salento con i suoi parchi nazionali, questo posto anche, Popayán, sono state delle bellissime mete, ok? Che consiglio a chi farà un viaggio in Colombia prossimamente. Spese poche, perché comunque a livello di prezzi la Colombia è davvero molto molto economica. Io vi dico che gli ostelli in media costano sempre meno di $8, a volte c'è la colazione, a volte no, se si ha fortuna si sta nel centro, altrimenti bisogna camminare una decina di minuti. Ecco, i trasporti sono efficienti, l'unica cosa, come ho già detto nei video precedenti, è che purtroppo le autostrade, non essendo a corsia, non essendoci tre corsie per senso di marcia, e non sono dritte, sono tutte di montagna con curve eccetera eccetera, comporteranno dei viaggi piuttosto lunghi su distanze relativamente brevi. Però vabbè, vale la pena, vale assolutissimamente la pena. Cibo fantastico, la Colombia ha una varietà incredibile, perché il clima, essendo molto diverso, ok, nello stato si passa da zone molto calde a zone molto fredde, zone di mare, zone di montagna, ci sono una varietà incredibile di cibi, per cui è un viaggio anche culinario molto molto buono, tutto davvero. La gente, come ho detto prima, è molto aperta, molto disponibile, gentile. Non mi sono mai sentito in pericolo, ok? Se no magari quella volta che uscivo di notte, arrivavo in stazione di notte, allora lì dovevo tenere gli occhi un po' aperti e camminare guardandomi un po' le spalle, guardando destra e sinistra. Ma a livello di aggressioni, che t'ammazzano, come esci dall'ostello c'è lì la persona pronta che è pronta a rapinarti, che ti spara, assolutissimamente no ragazzi, assolutissimamente no. Io non sono uno comunque che è uscito tanto alla sera, che è andato a ballare, è andato a fare festa, cose del genere, per cui magari il problema si è anche ridotto per questo,
Però vi dico, per tutte le esperienze, per chi vuole fare un viaggio normale, quindi non uscire a fare casino, eccetera, eccetera, la Colombia è un paese assolutissimamente tranquillo. Poi, come ogni grande città, come tutte le grandi città, ci sono le zone, ci sono i quartieri dove, non dico non si può entrare, però bisogna stare molto attenti perché lì ci sono episodi di criminalità, ci sono famiglie povere, c'è fame, e allora lì sì bisogna stare attenti, ma a grandi linee, se si rispettano i circuiti turistici, nessuno avrà problemi, viaggiatori con esperienza, viaggiatori solitari, famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Niente, oggi è l'11 marzo, questo video probabilmente lo vedrete il 12 o il 13, dipende da quando riuscirò a caricarlo. Siamo vicini ai 3 anni di viaggio. Io vi ricordo che il 18 marzo, ragazzi, sono 3 anni di viaggio, una roba incredibile. Chi pensava che in questo momento magari fossi o a casa o in zone molto ma molto più a sud, non sbaglia affatto, perché anche io pensavo una roba del genere. Però la bellezza del viaggio è la tranquillità, la lentezza, ecco, mi piace. Quindi ho deciso di rallentare molto. Poi lo so che tanti avranno i dubbi dei soldi, quanti soldi c'hai, ti paga papà, gli sponsor, eccetera, eccetera. Io vi dico solo che chi ha provato a viaggiare zaino in spalla, ok, in luoghi come là, sud-est asiatico, luoghi come il Centro America e Sud America, capirà benissimo, saprà benissimo che ci vogliono davvero pochi spiccioli. Basta fare anche qualche ricerca, magari per i più inesperti o per chi non sa queste cose, basta fare qualche ricerca in internet su Booking per vedere quanto costa un prezzo di una stanza, di un ostello, di un letto in ostello, vedere quanto costano i trasporti pubblici, un pasto, così, e capirà che ci vogliono 10 euro o anche meno per viaggiare qui al giorno, ovviamente. Poi tutto va in base alle proprie esigenze. Per cui, quasi 3 anni di viaggio, vi romperò un po' le balle questa settimana, questa storia dei 3 anni, però è un traguardo importante, lo farò in Ecuador il terzo anno di viaggio, non so esattamente dove, però voglio essere già nella parte bassa dell'Equatore, per cui sicuramente da Quito in giù. Bene, questo è tutto, adesso prendo il telefono, vediamo di fare qualche, allora, descrizione. Questo che vedete, ok, è il tragitto che porta fino alla cattedrale. Questa qui che avete visto è la cascata, si vede molto molto meglio dall'altro lato, però pazienza, ve la metterò su una Instagram Stories. Si arriva giù, lì c'è l'ingresso, ovviamente, poi qui sotto ci sono dei sentieri, questo è il fiume che arriva direttamente in Ecuador. E si può entrare, lì c'è anche un museo, eccetera eccetera. Io adesso andrò a far tutto, ho voluto fare questo video perché, come potete vedere, essendo settimana, non c'è quasi nessuno a vedere la cattedrale. Il fine, i weekend sono veramente affollati, guardate le pareti rocciose, è un bel posto. I weekend sono veramente tanto affollati, venite in settimana che vi goderete tutto questo quasi in solitaria. E poi qui c'è tutto il sentiero che vi porta fino a dove sono io adesso, c'è qualche localino, lì sopra c'è un ristorante. Questo è il posto, Ipiales, è stata definita uno dei santuari più belli del mondo, perché per la posizione, per il contesto, per la storia, insomma, c'è davvero tanto e è veramente molto interessante. Adesso io posiziono il telefono, non so se mi vedrete bene, però io credo proprio di sì, vedendo di non farlo cadere. Io vi do appuntamento, ragazzi, in Ecuador. Spero che abbia fatto una buona informazione qui in Colombia, che abbia messo, diciamo, un po' di voglia a qualcuno di viaggiare qui. Tra l'altro voglio ricordare che questo per me sarà per sempre uno stato speciale, perché al di là di incontri fatti con viaggiatori che avevo già incontrato, altri non avevo mai conosciuto, altri che avevo già incontrato, è stato luogo anche dove ho incontrato la mia famiglia, mio papà dopo un anno, mia sorella dopo più di 2 anni di viaggio, perché è un posto che porterò sempre nel cuore, la Colombia. Bel viaggio ragazzi. Adesso però sono pronto per andare in Ecuador. Prontissimo, bene. Ragazzi,
ci vediamo. Vi ho già rotto fin troppo le palle perché avrò parlato quasi 9 minuti. È il momento di smettere e di andare a vedere un po' di cose e di lasciarvi in pace. Ci vediamo domani. Ciao!